Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente la nuova postazione è pronta. Chi mi segue su Instagram ha già visto da qualche giorno delle storie, dei video e dei post sulla nuova postazione. Quindi se ancora non mi seguite su Instagram fatelo, perché lì potrete vedere in anteprima tutto quello che porterò sul canale. Ed è tempo che volevo cambiare la postazione, in quanto prima avevo uno spazio veramente ridotto. Praticamente lo spazio che vedevate della scrivania, 1,60 m per 1,60 m circa. Il problema è che ogni volta che dovevo fare un video dovevo spostare le luci da una stanza all'altra, oltre al fatto di dover organizzare tutta quella che era la postazione, quindi girare il tavolo per poter avere una base d'appoggio e impostare le luci, e spesso quando non completavo i video dovevo smontare tutto perché quello spazio serviva per altro, per poi riportare tutto come prima per poter continuare la registrazione del video. Così spesso e volentieri non registravo dei video proprio perché era veramente stressante. Così ho deciso di crearmi uno spazio in un'altra stanza in modo da poter registrare i video con calma senza dover spostare luci o riorganizzare ogni volta la scena del video. Considerato che dovevo fare tutto da zero, ho completamente stravolto tutto. A partire dalle pareti, quindi non c'è più uno sfondo grigio ma bensì blu che richiama i colori del logo del sito. Poi ho aggiunto qualche quadro con delle frasi motivazionali. Ho riportato il quadro dell'iPhone 3G che ho costruito tempo fa. Per chi non avesse visto il video vi lascio il link in descrizione, e anche il quadro del play button costruito per i 100 iscritti. Anche per questo vi lascio il link in descrizione. Alla fine ho aggiunto una pianta decorativa e una piccola libreria, quindi diciamo che ho riportato soltanto i due quadri e la scrivania e qualche gadget che utilizzo tutti i giorni. Però il pezzo forte arriva adesso. Come potete notare, non ci sono più né l'iMac 27 né il MacBook Pro con il monitor LG esterno, ma bensì ho venduto tutto per poter aggiornare con un Mac Studio con un monitor MSI Prestige PS341W. Per quanto riguarda il Mac Studio, sicuramente c'è poco da dire, in quanto avrete visto molto probabilmente su YouTube tantissime unboxing con tantissime recensioni. Quello che posso dire è veramente una macchina molto prestante, silenziosa, a differenza dei vecchi Mac è veramente un missile, soprattutto è molto silenzioso. Considerato che utilizzavo un iMac 27 con processore i5 quad core e un MacBook Pro con processore 9 octa-core, praticamente spesso e volentieri erano sempre con le ventole a pieno regime, quindi il rumore era assordante. Mentre lavorando con questo qui sembra quasi sia spento. Il mio consiglio, se ancora non l'avete provato, è di andare in un Apple Store e fare dei test e vi accorgerete sicuramente della differenza con tutti i vecchi Mac. Per quanto riguarda la scelta del monitor, ho escluso a priori il Display Studio di Apple, in quanto è 27 pollici. Considerato che prima lavoravo con un monitor LG da 29 pollici, tornare a 27 non era sicuramente il top. Anche perché dopo aver venduto il MacBook Pro sono tornato ad utilizzare l'iMac 27 come primo dispositivo e devo dire che non è stato per niente confortevole. Un altro motivo per cui non ho scelto il Display Studio è proprio il prezzo. Nonostante le qualità del Display Studio, il 5K con un pannello perfetto, il microfono che è veramente stratosferico, l'audio, tutto quello che vogliamo, processore che gestisce in maniera perfetta tutte queste componentistiche hardware e soprattutto si abbina perfettamente con il Mac Studio, il prezzo era veramente alto. E considerato che avrei dovuto rinunciare a quello che per me era più importante, quindi le dimensioni per poter gestire più finestre, ad esempio come in questo caso, ossia la pagina di YouTube che è quella del mio sito, aperte contemporaneamente a dimensioni veramente confortevoli. Quindi anche il prezzo è stato uno di quei motivi per cui ho escluso il Display Studio. Quindi ho optato a un 34 pollici MSI. Però prima di arrivare al 34 pollici avevo intenzione di prendere un 49 pollici. Facendo delle ricerche, con lo stesso prezzo di questo si riuscivano a trovare degli ottimi display, anche soprattutto da gaming, tipo Samsung o Philips. Però c'era un problema, in questo caso erano veramente troppo grandi, in quanto avevano le dimensioni quasi della scrivania, quindi per quei display ci vuole una scrivania molto più grande e in questo caso, non avendo veramente tantissimo spazio, diventava veramente difficile da gestire. Così la scelta è andata su questo display MSI, che si difende veramente molto bene, è sempre un 5K, anche se non ha lo stesso potenziale dell'Apple Display, è veramente un ottimo monitor. Vi lascio in descrizione il link di questo display con tutte le sue caratteristiche.
Quindi nuovi spazi, nuova postazione, anche super potente. A breve porterò nuovi contenuti, infatti cercherò di alternare video tutorial con video di intrattenimento tipo questo qui, dove faccio vedere la nuova postazione, oppure quando assemblo un Mac o altro. Che altro dire? Fatemi sapere nei commenti se questa postazione vi è piaciuta e inoltre fatemi sapere cosa avreste aggiunto oppure tolto nella postazione. E nulla, vi invito a mettere un mi piace, se vi va iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!